Ultime ore di campagna per Alessandro Fagioli, che a Saronno insiste sulla centralità dell'ospedale e sul proprio impegno teso a consolidarlo. L'ospedale di Saronno è stato un forte supporto non soltanto per i saronnesi, ma anche per la popolazione della Bergamasca colpita fortemente dal Covid, e ha visto i reparti dell'ospedale di Saronno essere trasferiti altrove soltanto in maniera temporanea, affinché questi malati potessero essere curati e poi pian piano stanno rientrando tutti i reparti. Oltretutto l'inaugurazione l'anno scorso della risonanza magnetica e l'attuale nuova TAC e il tavolo dei sindaci ed i 23 milioni di investimento sul nostro ospedale fa sì che si dimostri che l'ospedale c'è e vivo e tutti hanno l'intenzione di far sviluppare la nostra struttura ospedaliera. In effetti lei è stato accusato dai suoi avversari di aver un po' snobbato il tavolo che fa da cabina regia al destino dell'ospedale, non è così? No, perché nel 2016 sono stato io a scrivere alla SST della Valle Olona, cioè la direzione generale del nostro ospedale, per istituire il tavolo tra Comune di Saronno e ospedale. Successivamente Regione Lombardia, anche su nostro sollecito, ha istituito il tavolo dei sindaci del comprensorio, allargandolo anche delle rappresentanze della provincia di Como e di provincia Monza-Brianza, perché la popolazione che utilizza l'ospedale di Saronno è interprovinciale. Quindi queste sono state soltanto, diciamo, informazioni, delle fake news nei miei confronti. L'unica pecca che ho avuto, se questa è una pecca, è non essere andato sulla stampa a sbraitare e aver lavorato seriamente a tavoli istituzionali.